L'approfondimento di oggi: dormono nelle fabbriche abbandonate in periferia o sotto i portici del centro se non c'è posto nei dormitori? Sono i senza fissa dimora, spesso, come nelle ultime settimane, alle prese con un freddo che può diventare anche assassino. I volontari della comunità di Sant'Egidio portano loro qualcosa di caldo, ma non solo. E per noi li ha seguiti una sera al freddo in città a Torino Elena Cestino. Vediamo. Per 4-5 mesi ho passato notte in Piazza San Carlo. Adesso in Piazza San Carlo non puoi passare notte perché tra l'altro hanno tolto via le panchine. Per Francesco e per tutti quelli che come lui vivono per strada, trovare un posto per dormire al caldo è il problema più grande, almeno in inverno. I volontari della comunità di Sant'Egidio, per le strade di Torino con i senza casa ogni mercoledì sera, lo sanno bene. Dall'inizio dell'anno sono già 3 i senza fissa dimora uccisi dal freddo, 20 soltanto negli ultimi 2 anni. Un tempo molti dormivano nelle sale d'attesa delle stazioni che ora di notte vengono chiuse e allora si moltiplicano i giacigli improvvisati nelle vecchie fabbriche o anche in pieno centro, a 2 passi dalla vita normale di chi una casa ce l'ha. Li chiamano barboni, persone con storie diverse, un mucchio di coperte e giornali, qualche sacchetto accoccolati in un angolo. Quasi nessuno vive per strada per scelta, perché la strada è un luogo duro, un luogo anche pericoloso e non è un luogo dove si esprime la libertà, perché di fatto per strada vuol dire dipendere da tutti, nella ricerca del mangiare, del vestire, del lavarsi. Mi ha molto colpito il fatto che siano tantissimi giovani, soprattutto stranieri, appunto gente che dorme per strada, gente che magari vive parcheggiando le macchine, quindi insomma tanti giovani. In strada arriva chi ha perso il lavoro o chi ha un lavoro tanto precario da non potersi pagare un affitto. Ci sono stranieri e persone con problemi psichici. Tanti, sempre di più, raccontano i volontari, quelli che finiscono in strada dopo una separazione. Intorno a 45-50 anni, probabilmente anche l'età dove è più difficile anche trovare un lavoro e anche ricostruirsi una vita. Non avendo una rete familiare o di amici che in qualche modo ti sostengono in questo momento difficile, è facile finire poi per strada. Ma la strada appiattisce le differenze, le tante storie diverse diventano una sola, quella dei bisogni, non solo materiali. Le coperte, gli indumenti, i panini e le bevande calde che i volontari portano sono solo una parte della storia. Poi c'è il resto, quello che loro, i senza fissa dimora, non raccontano e che chi li frequenta da tempo ha ormai imparato. Ti cerca anche di rispondere al bisogno di amicizia, di contatto umano che per molti è importante. Ecco, molte volte si pensa che un povero abbia bisogno solo di cose materiali, ma il bisogno di amore, di amicizia, di vicinanza in un mondo dove la solitudine accomuna tanti di loro. E a volte, dopo una chiacchierata e qualcosa di caldo, reazioni che colpiscono anche i volontari più esperti. Il ringraziamento per essersi ricordato per esempio il nome, che molti di loro magari non sentono più perché sei uno dei tanti. Un semplice grazie, capace però di sfidare qualsiasi stereotipo.